Bene, allora dove siamo arrivati? Siamo arrivati al livello 3, ok? Quindi cosa facciamo? Ovviamente qui andiamo avanti, sempre con la W, sempre con lo spazio. Perfetto. Allora adesso siamo. Ci abbiamo quasi fatta. Ah, ecco, dobbiamo andare oltre il fossato. Ah, e qui qualcuno si era incastrato. Nel senso, come facciamo per andare oltre la cosa? Boh, proviamo a. Ah sì, ho capito, sembra, fa paura questo fossato, quindi dobbiamo avere un po' di cose. Andiamo da qui a lì, forse ce la facciamo, nel senso che dobbiamo mettere dei blocchi. Quindi vediamo un attimo se riusciamo a mettere, dunque prendiamo innanzitutto i blocchi, ne abbiamo 6, questi qui potrebbero, allora possiamo provare, allora avviciniamoci di qua, proviamo a posare, ecco vedete. I blocchi col tasto destro. Tac. Fatto. Perfetto. Adesso dobbiamo solo essere un pochino dritti. E voilà! Abbiamo oltrepassato il fossato. Perfetto, eh? Questo qui era una buona cosa. E poi però dove andiamo? Beh, direi che siamo qua. Quindi a questo punto lui ci dice. Ecco, adesso qui ci sta insegnando a fare il piccone di pietra. Per fare il piccone di pietra, dobbiamo, avere un po' di pietra, almeno uno ce l'abbiamo ancora, quindi sì, non abbiamo la tavola da lavoro, ce la ricostruiamo. Come facciamo per ricostruire la tavola da lavoro? Beh, ci siamo persi un po' di. Aspettate, dunque. Ci siamo dimenticati di prenderla prima, quindi torniamo un attimino indietro a prenderci la tavola di lavoro perché. Ecco, prendiamoci questa, quindi tasto sinistro. Ecco, già abbiamo di nuovo la tavola di lavoro. Poi in realtà prendiamoci anche un po' di roccia che non fa male. Usiamo il nostro piccone, va? Prendiamoci un po' di roccia in più, cioè di, sì, di pietra, perché eravamo un po', ce ne mancava un po'. Ecco, prendiamocene un po', facciamo un pochino di scorta, eh? In realtà anche il legno poteva convenire. Ok, ce lo siamo pescati tutti. Andiamo a prendere il legno. Dove abbiamo lasciato un po' di legno? Ah sì, no, qui c'era solo un albero. E vabbè, proviamo a vedere se va bene così. Quindi qui dove abbiamo fatto le nostre cose, andiamo. Torniamo là sull'orrido abisso, speriamo di non morire. Quindi bisogna attraversare sto abisso. Perfetto. Olla! Adesso ce l'abbiamo, la crafting table, la mettiamo per terra, eccola, e proviamo a fare il piccone di ferro, quindi tasto destro, quindi dobbiamo prendere questo, uno, due, e poi la pietra, la mettiamo, tac, 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 e voilà, quindi abbiamo il piccone. Vedete che dice che c'ha più 3 e più 2, quindi questo qui è un pochino più forte di quello di legno e dura forse leggermente di più. Poi qui in realtà è tutto da esplorare, andiamo un po' avanti, vediamo un po' cosa dice. Dice che se abbiamo il carbone, ma dove lo troviamo il carbone? Ah, ecco, questo qui è la cosa che dà il carbone, quindi cosa facciamo? Uno, vedete che sta uscendo il carbone. Quindi questa qui è, non so come si chiami, questa cosa qua, però probabilmente ce lo dirà adesso. Quando andiamo nell'inventario, vedete, questo è il carbone. Beh, non ce l'ha detto. Ah, beh, probabilmente è semplicemente pietra col carbone dentro, quindi semplicemente noi facciamo fuori la pietra. Voilà, ecco. No, forse è semplicemente è proprio solo il carbone che dà. Infatti questo qui. Vediamo un po' cosa rimane. Niente. Ecco,
Carbone, ecco, abbiamo preso 5 pezzi di carbone, prendiamone. Uff. Prendiamo anche quel pezzo di carbone lì che semmai. Eccolo, preso. Ok, quindi abbiamo 6 pezzi di carbone, vedete che ce l'abbiamo. Ora, cosa ci facciamo col carbone? Boh, col carbone è un bastone. Ci possiamo fare delle torce. Oh, che bello! Quindi andiamo. Qui non abbiamo neanche bisogno della tavola di lavoro. Tra l'altro, la tavola di lavoro magari ci conviene portarcelo dietro perché abbiamo visto che. Insomma. Forse il bastone non è il massimo per prendere la cosa. Da mano, prendiamo con la mano. Ecco. È un pochino delicata, però vedete che distruzione in realtà non vuol dire. Qui, visto che bastano 2 pezzi per fare la torcia, non c'è neanche bisogno di in realtà avere la tavola di lavoro, quindi prendiamo semplicemente un bastone, questo, e poi ci prendiamo una cosa così e vedete che abbiamo la torcia. 4 torce, quindi la prendiamo, eccola lì, e poi visto che magari le torce non servono sempre, ce ne prendiamo in realtà ben 8. Vedete, questo ne abbiamo 8 di cose. Quindi abbiamo fatto, ecco, questo serve per poter andare poi dentro, suppongo, eh? Qui poi si esplora, allora qui l'abbiamo fatto, ok, perfetto. E qui in realtà è tutta un'esplorazione. Ok, vediamo. Allora, qui secondo me vogliono che noi andiamo sotto. Vorranno? No. Beh, però è buio, insomma, per vedere cosa facciamo. Prendiamo la torcia e la fissiamo qua. Ecco. Quindi possiamo comunque quantomeno esplorare i luoghi bui. Vogliamo, volendo possiamo mettere una torcia qua. Sempre il tasto destro per disporre gli oggetti. Se poi per caso le torce qua non ci le vogliamo indietro, le dobbiamo cliccare e poi truc. E poi ce le andiamo a riprendere. Quindi così in realtà riprese. E così abbiamo le nostre 8 torce intonse. Quindi questo serve per vedere al buio. Poi cos'altro si può fare qua? Qui c'è un sacco di cose. Esploriamo. Cosa dice questo cartello? Tenete conto anche che per me è la prima volta. Ah, open world. Open world vuol dire che qui possiamo fare un po' di tutto. Qui sono delle case. Dice usate questa casa come rifugio, quindi possiamo entrare e c'è un letto. Bello. Il letto per usarlo sapete, no? Che si avvicina e lo si usa. Ah, vedi, lui dice che si può dormire solo di notte. Qui c'è un tavolo da lavoro, bello, sappiamo già cosa serve e soprattutto qui c'è una cassa. L'apriamo, vedete che la ca. Ah, ecco, c'è del pane. Oh, che bello, c'è del pane. Lo prendiamo, ce lo portiamo. Quindi abbiamo preso il pane dalla cassa che ora è vuota. Boh, abbiamo rubato del pane. Qui sono germogli, rose. Queste rose possiamo, voi dite, le facciamo fuori, ma in realtà possiamo anche riusarle. Nel senso, possiamo piantarle da un'altra parte. Quindi, se per caso distruggete qualcosa, non vi preoccupate perché basta, diciamo, averle in mano e poi le rimettete più o meno dove le avete prese e quindi siete, diciamo, a posto, avete ripristinato il vostro mondo. Quindi, distruggere è facile, costruire è un pochino più difficile, ma insomma, non fatevi prendere dal panico, anche se per caso distruggete, magari col piccone, eh? Se per caso distruggete per terra senza volerlo, qui avete, tac, prendete l'oggetto che avete distrutto, che era quella terra, e poi potete rimetterla al posto qua mettendo cosa. E purtroppo però si vede che avete fatto un danno perché dovreste metterci il coso sopra, però andiamo avanti, dunque qua ci siamo già passati. Lì, niente. Qui, vediamo qua. Qua cosa ci sta dicendo? Ah, possiamo fare una porta. Che bello! Una porta si fa con le assi messe così. Vedete che non basta questo. Dobbiamo mettere un tavolo da lavoro. Quindi mettiamo il tavolo da lavoro. Lo apriamo. Le assi erano queste. Abbiamo detto che praticamente.
Però ci mancano un tot di 5. 5 non sono buone. Quindi per averne di più di assi bisognerebbe andare. Ecco, qui ci sono degli alberi, ecco di qua. Magari andiamo con anche il più. Ecco, avviciniamo gli alberi. Togliamo un po' di fronde e prendiamo il legno. Legno. Ed è che si sta consumando il nostro coso quando è consumato, poi tra un po' andrà via, ma ecco, quindi siamo presi un pochino di legno che ci serve, perché a questo punto andiamo qua. Allora abbiamo il legno, legno, ecco le assi, assi, di assi non ce n'è mai abbastanza. Ok, adesso ne abbiamo 16, quindi è un pochino più cosa. Quindi adesso dicevo, le assi le usiamo. Dunque, che succede? Ah, adesso si è ripreso. Ah, si era un po' incastrato. Allora, andiamo qui, prendiamo le assi e le mettiamo. Dunque, dobbiamo metterne. Non era così. Eccole là. Abbiamo tre porte. Bella la porta, abbiamo tre porte. Tre porte già. Ah, qui possiamo fare anche i bottoni con queste. Comunque, per il momento accontentiamoci di fare la porta. Ok. Mi ha fatto la porta. Ah, la porta, perché la porta se l'ha fatta fare? Perché qui manca una porta, eh? Quindi andiamo qui e gli mettiamo la porta. Quindi per mettere la porta la spostiamo qua. Ok. E poi dunque selezioniamo la porta, mettiamo la porta. Ok, vedete che adesso qui diventa una porta. Come si fa ad aprire una porta? Tasto destro e si apre. Poi la porta probabilmente si chiuderà da sola. No, la chiudo io col tasto destro. Adesso, essendo che è notte fuori e che ci sono. Adesso non si vedono, ma ci saranno i mostrini. Proviamo a dormire. Adesso possiamo. Siamo autorizzati a dormire. E paf. Perfetto. Allora, quando. Adesso stiamo dormendo, quindi quando facciamo leave bed, va, dovrebbe essere l'alba. Vabbè, forse perché adesso in questa modalità non sì, è ancora notte. Ah, forse fa passare un tot di ore. Non è che conosco tutto, comunque è tutto da scoprire. Proviamo a dormire ancora un po'. Ah, ok, è lui che ci sveglia da solo. Dobbiamo solo aspettare. Vale, benedetta ignoranza. Così siamo in grado praticamente di evitare di costruire il buio, che è sempre un pochino più brutto, no? Quindi abbiamo imparato a mettere la porta, a dormire, abbiamo visto che si dorme, e poi qui vediamo che cosa si potrà mai fare. Ah, c'è una cava, dice se volete andare nella cava distruggete qua, e qui invece allora ci vuole della luce, dell'acqua. Ah, e del suolo per cosa. Ma adesso dunque, andiamo un attimo perché sennò diventa troppo lungo. Qui ci sono tutta una serie di costruzioni, vedete, queste sono delle mele. Ah, mele vuol dire che qui si mangia, suppongo. A questo coso qua non possiamo fargli niente perché è troppo lontano. Tra l'altro abbiamo una porta in mano. E qui, insomma, è da esplorare. Ah, Stage 4, Education Edition Feature, vediamo. E qui? Niente.
Allora, niente. Allora, stage 4 lasciamolo un attimo lì fuori, vediamo se abbiamo esplorato tutta questa parte qua. Qui la parte che non mi è chiarissima è come ottenere il suolo. Comunque l'acqua c'è e questo c'è. Il suolo, come facciamo a dargli del suolo? Quindi il suolo, ho capito. Bisogna costruirsi fondamentalmente un oggetto che consente, quando usato, di raspare via il suolo. Ho fatto così. Però non vedo dov'è, ma possiamo provare a costruircelo per conto nostro. Allora, dunque, ci siamo dimenticati la tavola. Beh, però ce l'abbiamo a casa, quindi andiamo un attimo a casa a farci il lavoro. Apriamo porta, entriamo qua. Ci facciamo con dunque i bastoni che non abbiamo, quindi ecco. Prendiamo i bastoni. Ecco, i bastoni, dicevo, ci possiamo fare il... non ricordo come si chiama, il coso, il falcetto, qualcosa del genere, insomma, no? Quindi, dobbiamo metterne due di questi e poi possiamo mettere le assi, tipo queste, fatte così. Prendiamo le assi. Qui c'è il badile, che magari può essere utile, oppure questo qui, che permette di lavorare la terra. Ma proviamo a prenderli tutti e due. Ecco, questo facciamo e poi facciamo anche l'altro. Sempre questi. Il badile. Bello il badile. Prendiamo anche il badile. Ok, adesso proviamo a vedere se col badile e con questo strumento riusciamo a fare qualcosa lì. Ricordiamoci di chiudere la porta. Dove eravamo qua? Ah, qua ecco, il discorso qual è? Se noi prendiamo questo e lo usiamo, vedete che ecco, questo qui ci toglie la... Quindi questo è interessante perché questo, vedete che questa, la vegetazione lì è messa in modo tale da soltanto sul suolo fatto trattato in questo modo. Quindi per farlo crescere occorre appunto prima come si dice, rassodare il terreno e poi piantare questi oggetti. E se poi ci mettete insomma la luce, l'acqua, dunque luce, acqua e suolo assodato, quindi insieme questi qui con un po' di pazienza fra un po' cresceranno e al loro posto ci saranno delle cose che potete prendere e mangiare. Vedete? Ecco, ho capito. Allora, qua praticamente ci saranno delle mele e qua ci sarà un'altra cosa, suppongo, da mangiare che non riesco a capirlo bene, ma comunque questo è il senso. Quindi, se aspettiamo un attimo, lì cresceranno delle cose. Poi, vabbè, ci sono gli animali che si possono mangiare, ma se voi non siete carnivori, questo può essere un'idea. E poi proviamo ad andare invece qui per andare nella caverna. Quindi, cosa facciamo per entrare nella caverna? Quindi tagliamo, questo e andiamo nella caverna. Allora, la caverna qui sappiamo che è buia. Quindi prendiamo la luce, la mettiamo lì e andiamo sotto. E man mano mettiamo. Ecco, vedete quanto che la luce è molto importante. Ok, caverna, andiamo. Ecco, ne abbiamo solo più 4 di torce. Vediamo un po' se possiamo, se ci bastano. Mettiamo qua. Caverna. Qui c'è qualcosa di interessante. Ne abbiamo solo più 3. Illuminiamo. Oh, qui è pieno di cose. Va, più o meno credo che abbiamo esaurito.
le cose. Quindi forse ti vogliono solo fare esplorare i meandri oscuri, ok? E qui più sotto di qua mi sa che qui c'è l'acqua. No, vabbè, abbiamo finito le torce, proviamo a uscire. Torce magari ce le portiamo dietro. Ok, andiamo. Quindi usiamo le altre torce che abbiamo messo come anche come meccanismo per capire. Non so se questa l'abbiamo messa noi. Dunque, dobbiamo uscire. Vediamo un po'. Eccola. Quindi le torce funzionano anche un po' come briciole per uscire, poi per trovare la via d'uscita, che non è detto che sia. Tra l'altro, magari in questo facendo tale cosa. Ah, qua abbiamo visto qui è troppo alto, però sappiamo che possiamo usare per esempio la terra che ci aiuta per uscire. Riprendiamoci la torcia. Qui non ce la facciamo. Direi che ci siamo quasi, no? Qui non ce la facciamo. E voilà, siamo usciti. Quindi direi che più o meno le cose che dovevamo fare le abbiamo fatte. Vediamo se c'è qualcos'altro qua. Qui troviamo una tavola da lavoro che magari ci conviene riprendercela. Credo che abbiamo fatto un po' tutto per il livello 3. Adesso si potrebbe anche fare il livello 4. Quindi andiamo, usciamo da questa cosa. Allora, ci mettiamo in pronti per andare al livello successivo. Ecco qua, Welcome to Stage 4. Ma per il momento direi che abbiamo fatto parecchio.